Italy. Non potevamo mancare il Piemonte, siamo qui con Chiara, siamo nello stand di Cappetta. Cappetta che cos'è? È un cappello, sotto questo cappello ci sono due marchi. Sì, le cantine Cappetta sono un gruppo familiare, sotto cui ci sono due marchi, Cappetta e Duchessa Lia. Cappetta nasce nel 1953, è stata fondata da mio nonno e viene portata avanti dalla mia famiglia, dai quattro figli di mio nonno, tre fanciulle, tre signore ormai e un signore. E poi a metà degli anni 90 è stata acquisita anche l'azienda Duchessa Lia, che è entrata a far parte del gruppo Cantine Cappetta a tutti gli effetti e che ormai è parte integrante della nostra famiglia, perché è gestita anch'essa dalla famiglia Cappetta. Il cognome è Del Tufo, che rispecchia il territorio. Voi siete a Santo Stefano Belbo? Sì. Bene, quindi lì c'è una zona di tufo anche, o no? Anche una zona di tufo, ma una zona argillosa, una zona carcarea, e il territorio di Santo Stefano Belbo è riconosciuto da tutti come territorio tipico del moscato. Infatti a Santo Stefano il prodotto principe, il vino principe, è quello del moscato d'Asti e dell'Asti di OCG. Ma voi fate anche un qualche cos'altro che si chiama? Brachetto d'acqui di OCG. In particolare il nostro brachetto d'acqui di OCG Duchessa Lia è stato selezionato dalla giuria internazionale del Vinitaly, guidata da Ian D'Agata, nella guida Five Star Award, con un punteggio di 90 centesimi fra i 400 vini migliori del Vinitaly. Non hai detto niente. Noi siamo molto contenti, siamo assolutamente orgogliosi di questo riconoscimento, perché questa guida verrà portata in tutto il mondo e quindi porteremo l'unico brachetto presente in guida in tutto il mondo. Ne siamo orgogliosi. Il mondo del moscato e del brachetto si sta evolvendo. Cosa sta succedendo per il moscato e per il brachetto? Per il moscato e per l'Asti in particolare è stata recentemente approvata dal Ministero una modifica al disciplinare di produzione e quindi fra pochi mesi verrà immesso sul mercato una nuova tipologia di Asti, di OCG, con una differente fermentazione, quindi un grado zuccherino del prodotto inferiore rispetto a quello attualmente presente nell'Asti e una gradazione di conseguenza superiore. Noi facciamo la comunicazione sui prodotti tipici del Piemonte, perché per noi è molto importante essere riconosciuti come brand produttore di prodotti, vini e spumanti piemontesi. Con Duchessa Lia il mercato, diciamo che è prevalentemente un mercato italiano, diciamo che la maggior parte del mercato, se vogliamo fare i numeri, è un 80% mercato italiano, un 20% un mercato export. E siamo presenti in tutta Italia, distribuiti in tutta Italia, e diciamo che abbiamo grosso modo una percentuale sui 50 e 50 di vendita di vino e di spumante. Voi avete fatto o state facendo un restyling piuttosto importante? In particolare abbiamo suddiviso in maniera chiara, precisa e definitiva le tre linee del brand Cappetta, dando una bella vestizione ha una linea base Cappetta con Monferrato Doc Dolcetto, Piemonte Doc Barbera e Piemonte Doc Moscato, una linea Francesco Cappetta con le altre Doc dal Chiaretto al Cortese al Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Alba e una di OCG che è la Barbera d'Asti, e poi una linea superiore con il Moscato d'Asti di OCG, il Barbaresco e il Barolo, più ricca e con una bottiglia a spalla alta che ne presenta, diciamo, una maggiore importanza. Andiamo un altro anno?
Con molto piacere e grazie infinite per questa visita. Grazie. Grazie a te.